Manca un minuto, Manca un minuto. Allora possiamo dare il via alla terza serata di 7 libri per 7 sere. E come iniziamo? Iniziamo prima a sentire l'autrice di queste opere d'arte. E quindi chiamo Samantha Romeo per darci una panoramica della sua opera. Samantha, a te la parola. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per avermi accolta e che dire, ogni quadro ha una sua storia. Vado dall'acrilico all'olio, ma non mi occupo solo di tele, creo anche oggetti d'arredamento, mi occupo anche di restauro sul legno e anche questi nuovi stili shabby chic, come si chiamano. Faccio un po' di tutto quello che riguarda l'arte. Come dicevo, ogni quadro ha una sua storia. Il primo che vedete, per esempio, vicino ai cigni, è l'ultima creazione, a qualche settimana, riguarda la tragedia di Cutro, riguardo gli immigrati che purtroppo hanno perso la vita, e rappresenta proprio questa tragedia vista attraverso gli occhi di un bambino, infatti si intitola Attraverso i suoi occhi, e quindi sono per me sono importanti e non posso che dirvi grazie per avermi dato l'occasione di poter esporlo. Grazie ancora. Grazie. E adesso bisogna avere una buona vista e un orecchio acuto, perché la persona che sto per invitare a salire su questo palco io la considero un gigante. E scusate se tu. Questo gigante ha un nome, Santo Gioffrè. Io non vi dico la storia di Santo Gioffrè, però vi prego di andarlo a guardare. E stasera non parliamo di politica, ma parliamo invece di un romanzo, un'evasione d'amore. Ma io sono dell'avviso che quando una persona scrive, è la persona che scrive e rappresenta se stessa. E le cose che ha scritto Santo Gioffrè danno sempre un'apertura all'anima. A parlare e a dialogare con Santo Gioffrè ci sarà la nostra Teresa Settentrini, Teresa Papale. Grazie. A voi i microfoni.
fosse sentita meglio, ma no. Forse sì. Io sono perché essendo un allergico totale, perenne, questi alberi che portano energie, quindi ho un abbassamento di loro per... Grazie a tutti per la vostra presenza. Parleremo di un piccolo libro questa sera. Un libro che è una raccolta di 5 racconti di pezzi, e non si tratta di personaggi ma di persone. In questo libro si coagulano tutti i lati della tua personalità, credo, quella di medico, quella di, vabbè, quel settore logico, di storico, di amante della storia, di figlio, di poeta anche, perché alcune sue descrizioni sono veramente poetiche. E la mia è quella della Calabria, andiamo dai principi del Novecento agli anni 70, per quanto riguarda la Calabria, e, con un'incursione nel napoletano, che è teatro di una storia d'amore, tutto vero, tra Pergolesi e la principessa Anna Maria Spinelli. Qui l'amore, poi vi chiederò perché evasioni, il perché di questo titolo e come nasce questo libro. È declinato in tantissime forme, la passione proprio al di fuori degli schemi matrimoniali tra Pergolesi e la principessa, con una Napoli studiata a fondo da lei, mi pare capire perché ci sono altre precise delle notizie. All'amore filiale che è il suo, anche il suo, che parla di sua madre, di suo padre, di come hanno espresso, non espresso questo amore, specialmente suo padre che mi pare era molto restio a delle manifestazioni esteriori, gli occhi neri di sua madre, e l'amore amicale, quello con Lucio Dalla, di cui vorrei... Poi magari ne parliamo un po', no? E so che è nata tra di voi un'amicizia annosa, diciamo. E Lucio Dalla è stato interprete, perché tra i successi del dottore, a parte il premio Dante Alighieri, a parte il premio Cronin, assurge cioè una popolarità più estesa con una miniserie, è nata dal suo libro che mise Sanchez, è portata a Rai 2, mi pare, vero? E ha portato Rai 1, e con questo la sua popolarità è sicuramente aumentata per forza di cose con un mezzo come la televisione. I racconti Calabria, ripeto, l'arco di tempo è lungo. Ah, l'amore è poi per gli animali, non secondario, mi pare, nella campagna dei contadini. Qui si vive in simbiosi proprio con gli animali. Essere derubati o avere un cane ucciso è una diminuzione incredibile nell'anima di questa gente. Quindi l'amore verso gli animali, ma non nel senso moderno, eccetera, proprio nel senso di identità comune. C'è un bellissimo racconto, il culto delle vacche sante, che poi ne leggeremo qualche passo, e alla fine c'è l'amore di una ragazza che ha un figlio da un incesto, e nella sua estraneità a quello che veramente di brutto le è successo, per questo bambino ha un amore incredibile e spropositato. Parlo della ragazza Antonella, esattamente. Per quanto riguarda i personaggi, non sono personaggi, ma ripeto, sono persone, perché si tratta di tutte cose vere, va bene? E il paesaggio è quello di una Calabria arsa, poco generosa direi dal punto di vista, da tutti i punti di vista, in effetti. E quindi una
bello, però anche di una bellezza tragica e molto poetica, e qui ci sono anche delle righe da indagare. E soprattutto c'è Seminara, quella che lei, se non sbaglio, ha chiamato la sua Itaca. Non sono parole sue, io le ho dette come sue in qualche intervista. E come diceva Pavese, un paese ci vuole, se non altro per andarsene. In ogni caso come mondo di riferimento, sicuramente. Lei si è laureato e non se n'è andato. Cosa l'ha trattenuta qui? Sì, grazie per l'invito, grazie al mio carissimo amico che mi ha voluto qui in questa bella iniziativa, che è uno dei tanti che ogni sera sto andando in giro a presentare questo libro. Grazie per questa prima domanda. Il libro, i cinque racconti, vanno un po' oltre quello che la mia caratteristica come scrittore, che è quello di uno scrittore dei romanzi storici, che è un genere letterario molto difficile. Il romanzo storico comporta delle regole precise. In altri tipi, in altri generi di scrittura, di racconti, di romanzi, uno può, in base all'argomento che tratta, può spaziare, può manovrarlo come vuole il romanzo. Il romanzo storico invece ti porta ad avere dei limiti che tu sicuramente devi rispettare nel modo assoluto, cioè prendi la storia, la devi conoscere, la devi studiare, devi sapere le fonti, e lì dentro poi sì, giocare con i personaggi, con quello che vuoi raccontare, ma che comunque non puoi mai uscire fuori da quelli che sono i contesti e soprattutto quello che è certezza storica. È difficile discutere di storia, perché la storia di per sé, molte volte noi pensiamo su questo concetto di storia, pensiamo così, diciamo, la storia che cos'è? La cosa che è arrivata, c'è stata. La storia no, la storia, lo studio della storia è soprattutto studio della teoria dello sviluppo umano. E parlare di storia, che è sempre presente nelle nostre cose, comporta di avere la capacità di guardare in faccia la realtà e sapere qual è il mondo che ha causato questa realtà. I cinque racconti, appunto, io sono andato fino adesso, dicevo, ho scritto 7 romanzi che sono gran parte romanzi che nascono da esigenze mie di studio, da conoscenze di fatti, di portare avanti soprattutto personaggi che erano sconosciuti fino a 20 anni fa, ma che hanno avuto un ruolo fondamentale nella cultura occidentale, come per esempio i padri dell'umanesimo italiano. Leonzio Pilato è il padre ormai riconosciuto dell'umanesimo italiano, perché lui ebbe la capacità e la forza, essendo un greco nato in queste terre, di trasportare Omero in Occidente. E trasportare l'Iliade dell'Odissea in Occidente ha comportato portare da noi quel grande patrimonio che era conservato e che è conservato in quelle due straordinarie opere, e permettere così a grandi autori italiani come Petrarca e Boccaccio di immettersi in un genere letterario che ci ha aperto un mondo. L'Iliade dell'Odissea, che incomincia a non essere studiato nelle scuole italiane, sono soprattutto il genere e l'inizio di ogni cosa. Ognuno di noi che scrive, anche se non la conosce, come punto di riferimento c'è sempre l'Iliade e l'Odissea, che sono romanzi d'amore, romanzi di morte, romanzi storici, romanzi di grandi passioni, romanzi in cui si sviluppa
il dialogo tra tante genere e tanti popoli diversi. Ecco, e quindi in questi cinque racconti, che apparentemente, diciamo, che hanno tutto un filo comune e che hanno come centro l'amore, che può essere inteso e vissuto in tante maniere. Io mi sono domandato, e spesso mi capita, il libro, devo dire, sta avendo un grande successo, oggi è uscita una bellissima recensione che mi ha veramente commosso, tratta anche di mio padre e di mia madre. Ora dice, che valore può avere? Ognuno ha la bellezza dei propri genitori, vorrebbe raccontarlo. Perché lo fai tu? Lo faccio io dopo tantissimi anni in cui mi sono domandato se farlo. Ma quello che io racconto attraverso i miei genitori è un'epoca. È qualcosa che forse in Calabria abbiamo avuto un po' tutti. Perché io in quel racconto, che mi ha comportato grandi patimenti emozionali e personali, lì c'è come era la vita nei tempi antichi nostri, nei tempi antichi nostri parlo di 60 anni fa, 50 anni fa, e che cosa, e da come eravamo determinati, che cosa regolava la nostra vita. E uno dei concetti fondamentali era la malattia. E perché questo io l'ho voluto puntualizzare? Perché quel tipo di malattie, e in modo particolare la tubercolosi, che era una malattia endemica ed era presente in ogni famiglia e in ogni famiglia causava sfaceni, è qualcosa che se non stiamo attenti, ecco la storia che è teoria di sviluppo, se non stiamo attenti, quel tipo di tragicità che noi abbiamo avuto può ritornare. E può ritornare, e un esempio l'abbiamo visto 3 anni fa col Covid, che di colpo è arrivato in una società iper tecnologizzata, super specializzata, pronta a tutto, e ci ha ridotto, ci ha ammazzato tutti sostanzialmente. Quelli che siamo qui siamo sopravvissuti, ma non perché avevamo, perché qui in Calabria ci siamo distanziati socialmente, non essendo, non avendo una, diciamo, un'intensità di abitazioni come ce l'hanno. Ma dove c'era, per esempio, nel Lombardo-Veneto, là li ha dimezzate le popolazioni. Ma questa cosa era già avvenuta nel 1920 con la Spagnola, dove io racconto la Spagnola, che cosa fu e che tragicità portò la Spagnola e che cosa significò per noi regioni meridionali la Spagnola. Non abbiamo idea. La Spagnola decimò complete famiglie di cui non si sa più nulla. Perché quando prendeva, ammazzava tutti. Io racconto un episodio. Insomma, noi calabresi, come facciamo a resistere? Se noi abbiamo avuto un terremoto, 1908, ci hanno imposto una guerra e siamo partiti per una guerra di cui non sapevamo, non conoscevamo, non volevamo e siamo stati costretti a farla. Siamo tornati dalla guerra decimati, perché siamo morti in 52.000, siamo tornati e abbiamo trovato un mondo deserto, che era quello della Spagnola, dove io racconto un episodio che a sentirlo è qualcosa di pauroso. Mi viene in mente quella del bambino, però un'altra forma d'amore, un medico tedesco l'ha curato durante l'occupazione
che noi abbiamo avuto nel 43, e questo medico tedesco, nutrito di mito, di letteratura, di cultura, alla fine questo bambino lo cura con le medicine che egli si ritrova in quanto ufficiale medico nel capannone, vero? E questa è un'altra storia d'amore, direi. Ecco, e quindi qui in questo libro ci sono circostanze storiche molto tragiche, tutte reali, per carità: tubercolosi, la spagnola, due guerre, campagne spopolate, gente che torna e non trova più niente. C'è una donna che dice al figlio: non mi domandare chi è morto, domandami chi è rimasto. Perché praticamente era rimasto un figlio da sei. La prego, questa espressione dobbiamo dirla in dialetto, perché sennò non si capisce. Allora, la scena è. Al suo primo ti dico. La scena è che questo torna dalla guerra del 1919. Torna e arriva in questa campagna, in mezzo ai boschi, dove io sono nato e sono cresciuto. E io ho visto per la prima volta un paese a 6 anni. E qui, questo da lontano, vedo una donna vestita in nero. E la riconosce che è la madre. Allora lui si avvicina e la madre lo vede, riconosce che è il figlio, perché da 5 anni non lo vedeva. E lei era fasciata tutta in nero. Voi sapete come si fasciavano una volta le donne? Nei lutti, no? E lo vede e lui gli dice: oimo, oimo, l'espressione nostra tipica della Tirrenia, oimo, oimo, perché sei vestuta in nero? Come morivo? E lei, con una, ecco, la tragedia, quella, dice che noi meridionali, noi qua greci, che noi vediamo, dice, è anche nell'idioma. Quella dice: come morivo, ma mi domande, ma dire come restavo? Perché la spagnola gli aveva ucciso 2 figli a questo, la moglie, 2 fratelli, il padre. Quindi aveva decimato tutti. Come morivo, tu ma dire come restavo? E questa espressione io me la sono portata sempre in testa, perché chi me l'ha raccontata era questo qua che io ho conosciuto vecchissimo, a 86 anni, perché è morto a 90 e io ne avevo 12-13, e questi sono racconti diretti. E mi ha detto queste cose, dice: come morivo, tu mi dici come restavo, non come morivo, che ormai come morivo morivo, ma come restavo, non restavo nulla. E il 1919 la spagnola è fu l'anno in cui gran parte della Calabria emigrò, chi restò vivo per la paura emigrò e andò verso l'Argentina e il Brasile. Lei parla di questo esodo terribile, per cui, ecco, chi rientrava dalla guerra trovava uno spopolamento praticamente. Parla anche degli emigranti nostri in Brasile e in Argentina, che erano veramente carne da macello, mi è parso di capire. Alcuni non venivano neanche sotterrati, per quanto riguardava le grandi piantagioni, perché decomponendosi erano concime. Quindi le storie di emigrazione sono, come vediamo, sempre terribili, tragiche. Non esiste un'immigrazione indolore, per carità, ma penso che anche quella dei laureati sia abbastanza triste, anche se naturalmente imparagonabile, e noi laureati fuori ne abbiamo veramente tanti. E quello che mi colpisce dal punto di vista, non lo so, artistico, sono alcune sue descrizioni di una Calabria immota. I giorni, una stasi quotidiana, quasi sempre uguale praticamente, di gente avulsa dalla storia, anche se storia anche quella lì, voglio dire. Cioè la fatica, l'infelicità è legata alla fatica del vivere, è legata alla povertà. E qua il contenuto non è solo esistenziale, qui il contenuto è sociale e politico. Nei poveri nostri, lei fa
un'analisi la lascia capire quella politica, anche se non esattamente. Però a differenza dei poveri nella letteratura, non so, Manzoni, c'erano i poveri ma c'era la provvidenza. Qui non c'è provvidenza né umana né divina, non c'è niente. Zola che ci ha portati nei bassi fondi parigini e poi, no, quello era Orwell, Zola ha descritto la povertà nel positivismo. Insomma, i poveri hanno una rappresentanza. Qui c'è una povertà senza nessuna speranza. È quello che mi ha... I vinti di Malavoglia, sì, sono vinti, ma... Non economicamente, perché lì sono vinti anche gli aristocratici, cioè è proprio il destino umano che non lascia scampo. Qui non è una questione di destino, qui è una questione che lei poi chiarisce in tutto il libro di politica, di sociologia, di economia naturalmente. I suoi poveri sono tra quelli più immoti e infelici che... abbia incontrato, non che quelli di Verga o di Pirandello siano per carità meno tragici, però lì il punto di vista è diverso. Lei da scrittore moderno fa strada alla storia, all'economia e anche per i suoi interessi politici, i suoi interessi sociali e il suo amore per la storia. È vero che uno scrittore che scrive dentro si porta la formazione che ha. Ci sono scrittori che scrivono per il piacere di raccontare fatti e sperando di raccogliere e diventare famosi, che poi basta il nome per attirare. C'è chi continuamente va a martellare su ciò che la sua anima, la sua formazione politica, ideologica, di formazione intellettuale lo porta sempre a rimarcare. Io nella storia della Calabria non trovo nulla di esaltante. La nostra è una storia di sconfitte e di perdizioni. Che cosa abbiamo noi da raccontare di bello? Da sempre, cosa? La civiltà greca, noi eravamo colonie comunque, eravamo colonie. Ma poi passò, finì con, possiamo dire, con Bisanzio, forse. Ma poi abbiamo avuto occupazione continua, noi siamo figli. Quindi se ci fanno un esame del DNA, ma vedi che siamo noi. E questo ci ha portato anche a essere gente un po' particolare. Ma noi cosa abbiamo? Partiamo, dicevo... Da quando? Dall'Unità d'Italia, la prima emigrazione. Subito dopo l'Unità d'Italia abbiamo avuto il primo flusso emigratorio. Abbiamo costruito il canale di Suez. Noi, regini, fummo noi che costruimmo il canale di Suez. Perché lì volevano due cose. Volevano balie che fossero cristiani, quelli che lo sto costruendo, perché l'hanno costruito i francesi e gli inglesi, e siccome non voleva venire nessuno dalla Francia e dall'Inghilterra, allora volevano cristiani per allevare i loro figli, e l'hanno, sono venuti a prendere operai e balie. Questo hanno fatto, e qui partì nel canale della cosa, partì una marea di balie, forse questa cosa è un po' sconosciuta, che poi si trovavano lì. E siccome le balie erano fornitrici di latte, a un certo punto il latte finiva. E per farselo avere, come potevano farselo avere? Rimanendo nuovamente incinte, gravide e partorendo. Lo so che è una cosa che non si conosce bene questa cosa. Ecco, questo siamo alla prima emigrazione. Perché molti di noi, dei paesi interni, sotto i Borboni, il mare non l'avevano mai visto. Quando lo Stato, questo Stato italiano, questi piemontesi che ci hanno portato, hanno incominciato a fare il richiamo per la leva obbligatoria, allora hanno capito che c'era un altro mondo. Però l'altro mondo è cos'era? La prima emigrazione, vanno via, negli anni 80, 90, partì una marea di gente che andò in Brasile, e qui rimase che cosa?
la povera gente. Un grande latifondo che aveva, diciamo, controllava gran parte delle terre, no, della mano nera, della mano morta, che erano i preti sostanzialmente, e, il grande, e poi una massa enorme di contadini che vivevano in uno stato, come possiamo dire, brado, allo stato primitivo. Che non si, a 43 anni si moriva, il 70-60% dei bambini morivano perché non avevano cure. Questa è la nostra civiltà. Cosa pensate? Alle grandi cose che ci raccontano, le grandi gesti eroici che abbiamo avuto, alle grandi, questo era quello che abbiamo passato noi. Perché non avevamo, noi venivamo già dal sottosviluppo, che i Borboni, che fu la dinastia, diciamo, dal punto di vista quella più ignorante, meno propensa sicuramente a portare assistenza, cioè certa assistenza anche alle popolazioni quando per esempio furono colpite dal terremoto del 1783. Lo Stato unitario peggiorò le cose, perché lo Stato unitario sostanzialmente fu un'occupazione, ma il ridimollamento dell'economia, della struttura economica, qui c'era lo scambio, e questo fatto con i piemontesi finì, di cui l'unico interesse che avevano era salvaguardare le industrie che avevano già sviluppate tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. E quindi che cosa c'è stato di noi? Cosa? Se uno va a leggere i rapporti che fece la Commissione parlamentare nel 1908, in cui racconta, descrive come eravamo noi qui, guardate che veramente c'è da piangere. C'è da piangere. Quelli eravamo. Poi ci arriva il terremoto, poi ci arriva la prima guerra. Poi, quando abbiamo avuto questo sussulto sotto il fascismo? Ma sotto il fascismo, diciamo che c'era questa idea anche un pochino di nazionalismo e di fare, ma lì perdurò lo Stato in cui c'era i grossi proprietari terrieri e, soprattutto dalle parti nostre, una gran massa che era a disposizione. E qual era? La scuola, è vero quella fatta della scuola, ma la scuola era anche un mezzo di dominio su, per inculcare, per avere il modo di poter indirizzare anche il pensiero che poteva esserci. Ma sostanzialmente noi infatti siamo usciti dalla guerra, che non eravamo né resistenza antifascista, ma non eravamo nemmeno fascisti qua, eravamo gente che girava dal 43 al 46, dove io racconto quell'episodio in cui il tedesco qui da noi, che capitò per caso e salvò quel ragazzo colpito dalla malaria, che era un'altra malattia terribile qui da noi, soprattutto nei posti che erano vicino ai fiumi o sulle parti del mare. Lo collocò col chinino, loro avevano il chinino per esigenze militari, e quindi c'è quest'altra cosa. Quindi come faccio io a raccontare di una Calabria piena di amori, piena di bellezze, di gente che si diverte, quando gli anni 50, dove riniziò l'emigrazione massiva che permise al nord di avere quello che loro chiamano come si chiama la cosa economica, il boom economico. Il miracolo economico. Che gliel'ha fatto il boom economico al nord, se non nelle basse paghe in cui davano ai meridionali, che buttavano nei ghetti e tenevano fuori dai centri abitati per non inquinarsi. Il termine che usavano era non inquinarsi. Era come gli spagnoli quando fecero la legge sulla limpiezza di sangue nel 1492 contro gli ebrei, la stessa cosa era. Ecco, che cosa, come faccio? Mi dicono sempre, dice, ma lei è uno scrittore del pessimismo, lei le sue cose fa finire sempre i suoi romanzi, le sue cose, e come faccio io a parlare di altro? Però dopo la
caduta del fascismo, ho letto un libro di un amico, qui ci fu una forte partecipazione al referendum monarchia repubblica, cioè, nei nostri paesi soprattutto, poi da noi la monarchia più che altro, però c'era un certo fermento. Donne e uomini andarono a votare e dimostrarono anche un certo risveglio, voglio dire. Sto cercando di trovare delle cose, non che la contraddicano, per carità, perché in generale quello che dice lei, però non solo, abbiamo anche, non lo so, negli anni 70 abbiamo avuto un certo sviluppo, malgrado l'immigrazione, sicuramente. E poi, non so se vogliamo rispondere ai neoborbonici quando dicono che sotto... ho i libri di questo amico neoborbonico, di questo collega veramente, in cui persino nel 1600 eravamo tutti borboni, c'era un certo fermento nella costa con i commerci, la pesca, parla di Siderno eccetera, certo poi le campagne erano quelle, però pare che la tesi di fondo è che con i borboni poi tutto sto male non ci stava e che quindi dopo l'unità le cose siano assolutamente peggiorate. Lei che ne pensa? Bah, che devo dire? Borboni piuttosto che? Io so che non avevamo strade, l'unica strada che c'era sulla Tirrenica era la via della Posta, che era una strada romana, la via Annia Popilia, costruita nel 136 avanti Cristo, che portava da Capua a Reggio, sulla Columna Regina. Che cosa? Che il 90%, le ripeto, delle terre erano in proprietà in mano alla mano morte e alla nobiltà. Che... diciamo l'aspettativa di vita era quella, che altro, le industrie, quali industrie, le ferriere, parlano di queste ferriere, costruivano cannone e li vendono. Anche nel napoletano per esempio. Le filande, anche qui c'avevamo le filande. Anche qui, anche ma erano sempre, diciamo, che logicamente erano sempre sotto il controllo dei grossi commercianti, ma il popolo in sé. Lo sviluppo popolare, lo sviluppo che era quello, come si vede un popolo se migliora nell'aspettativa di vita, le strade, i trasporti, le infrastrutture. Noi abbiamo avuto due terremoti in cui gli aiuti che non avevamo strade arrivarono in uno dopo 5 mesi, quello del 1783, e quello del 1908 arrivarono dopo 2 mesi. Perché camminavano per via mare le altre cose. Di altro, io non lo so, stavamo meglio rispetto a cosa stavamo meglio? Rispetto al post-unità, che secondo i neoborbonici ha peggiorato molto le condizioni del sud. Come ha detto lei, il periodo migliore che noi abbiamo vissuto veramente sono stati gli anni 80, 70 e 80. Sì, era un periodo in Italia ci fu un forte movimento di popolo che conquistò alcune cose importantissime come la legge sull'aborto, la legge sul sistema sanitario nazionale, la legge sul lavoro che garantiva e proteggeva il lavoro, la legge sulle pensioni, la scala mobile. Queste erano state perché erano nascevano che anche qui abbiamo avuto, ma qui poi vi fu un'involuzione, come succede, perché finendo i partiti di massa e facendo e intracciando ancora l'alleanza tra le organizzazioni di 'Ndrangheta o come si chiamavano allora di onorata società con il potere, qui la resistenza venne meno e siamo finiti. Quindi io racconto queste cose. Lo racconto attraverso uno il furto delle Sacre Vacche, uno attraverso la mia famiglia dove racconto i drammi che allora c'erano. Sì, vogliamo approfondire
un attimo la sua famiglia. Lei ricorda di quando dormiva sul pavimento freschissimo di una chiesa sconsacrata, per esempio? Consacrata. Va bene, meglio ancora. Racconta della nevrosi di sua madre e del pudore estremo di suo padre. Del pudore estremo nel manifestare i sentimenti, però non, in questa Calabria così, Dio mio, assolata, eccetera, non vedo solitudine, vedo un noi, che non è solo quello della famiglia, allora c'è il paese, voglio dire, non trovo proprio tutto negativo, allora, malgrado la povertà, io sto cercando di risollevare. Per carità, la famiglia era il centro di tutto, soprattutto quelle famiglie che avevano una moralità nell'educazione, soprattutto di quel poco che potevano dare come educazione ai figli. Il fatto di mio padre e di mia madre, il fatto che io lo dico sempre, io non ho mai visto negli 80 anni della vita di mio padre mai sorridere. A lui non l'ho mai visto sorridere io, perché lui si portava dentro un dramma che era quello fin da ragazzo, quando aveva conosciuto una donna, una ragazza, che tra l'altro aveva la cosa di saper leggere, leggere e scrivere, ma non solo, aveva letto tutti i romanzi di storia d'amore, era una ragazza che non aveva fatto scuola, ma aveva uno zio maestro che gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, quindi queste si innamorarono con mio padre era un contadino, in una terra diciamo periferica, in una terra dove abbiamo gli uliveti da quelle parti, ma lì ci fu la tragedia che colpì, in quel periodo colpiva tutto il popolo, e la tragedia era la tubercolosi, perché questa ragazzina aveva già avuto una sorella morta di tubercolosi, e lei, quando conobbe mio padre, che fu un amore, diciamo, prima clandestino, anche in quei tempi c'erano, ma poi mio padre venne chiamato in guerra nella seconda guerra mondiale, e la ragazza, cadendo da un mulo, si ruppe un femore e la capì, si scoprì che era, diciamo, era stato colpito da tubercolosi, cioè l'osso era tubercolosi extrapolmonare che aveva colpito il bacino, e quindi la rottura manifestò la tubercolosi, per cui là successo un dramma totale, perché lei veniva già da un dramma della sorella morta per tubercolosi, lei che conosceva tutto. Però io più mi ricordo che ho le lettere che lei ha scritto a mio padre, che mi ha dato mia madre a me, perché mio padre non ha mai voluto parlare di questa sua donna, e mio padre, che l'ha seguita durante tutta la malattia, che poi mio padre, per poter stare con lei, per non andare, che era stato destinato per andare in Russia, fece una cosa terribile che lo segnò per tutta la vita. Sostanzialmente si iniettò in un tallone una siringa di aceto muriatico, che avevo con le diverse, e l'aceto muriatico gli causò una necrosi che continuamente, cioè il pericolo per tutta la vita che gli attaccasse, fatti subire almeno 20 interventi chirurgici, ma rimasi sempre zoppo, io me lo ricordo, con due buchi sulla gamba dove lui si medicava, e non ha mai voluto che io gliela medicasse, perché lui, andandosi a medicare quella gamba, gli è stato divenuto la sua prima moglie, questa ragazza che morì al parto cervellare, perché era stata colpita di tubercolosi ossea, delle ossa del bacino, al parto, con un'emorragia imponente, e morì lei e i bambini. Per cui questo fatto era un fatto collettivo, era un fatto che travolgeva tutti, perché tutti avevano avuto questo tipo di storia, come anche nella storia di mia madre. Mio padre, diciamo, dopo 2 anni da questa tragedia, mio padre era da solo, c'era mia madre, che veniva da un'altra tragedia di famiglia, era più grande di lui, tra l'altro, ma che era una famiglia chiusa, molto chiusa, aveva avuto già una sorella
che gli era morta di tubercolosi, pure lei. Un'altra mi morì incinta a 8 mesi di carbonchio. Sapete cos'è il carbonchio? Una malattia che una volta era molto presente, animali infettati. La famiglia di mio padre erano macellai e lei passando con un osso, per caso si fece un segno, se ne ha preso il carbonchio in 72 ore morì con una pancia. E c'è il racconto di mia nonna che gli creava la pancia. E poi si sposò con mio padre, mia madre. E mia madre, che aveva vissuto e incorporato tutte quelle tragedie, nel matrimonio mia nonna volle sposarla perché aveva altre tre figlie che gli erano rimaste a casa. Nel matrimonio trovò un po' di tranquillità in questa campagna straordinaria che è il luogo della mia memoria, del mio cuore, dove io sono cresciuto, dove ho costruito una chiesa ortodossa, una chiesa cattolica, ho costruito una statua di Leonzio Pilato, ho costruito una piazza, ho costruito un monastero ortodosso. Premetto, io sono ateo totale. Perché ha costruito questa chiesa? La chiesa ortodossa? Perché una volta mi incontrai con un grande teologo della chiesa ortodossa e questo... Mi sfidò, mi disse, dicevo, sai che qui è nato il più grande teologo, che è scomunicato, perché Barlam è l'unico grande teologo ortodosso che ha una scomunica. E quindi, per questo, ma per tante altre cose, era un fatto culturale. C'è questa chiesa, non so se l'avete mai vista, di una bellezza, ormai vengono delle... l'Italia a vederla, e glielo ho regalato, l'ho costruita, gli ho regalato la casa di fronte dove abitavano i miei antenati, che era vecchissima, l'ho ricostruita, ho ricostruito la chiesa cattolica che lì c'era vicino, perché Leonzio ha unito l'Oriente e l'Occidente, e l'Oriente e l'Occidente erano, a quel tempo erano da una parte l'ortodossia e dall'altra parte il mondo cattolico. E quindi lei ha voluto simboleggiare questa cosa? La mia testa era questa cosa. Però quindi... ha fatto una cosa di cui sono molto grati gli ortodossi. Poi sì. Che è morto, sì. Mi pare. Uno nell'altro libro ha raccontato la storia di Stadia, ha raccontato la storia di questo grande metropolita, Paolo, che era il metropolita di Aleppo, intimissimo amico mio, che mi portò con lui in Siria, è stato un grande periodo con lui, conobbe la Siria, io conoscevo la Siria palmo a palmo, prima della guerra, perché la Siria adesso non esiste più. L'ISIS, bontà sua, finanziata da noi altri, l'ha distrutta la Siria. E Paolo è stato rapito dall'ISIS e ucciso, e quindi c'è anche questo grande dolore che io sempre mi porto con me. Allora, dicevo che mia madre in questo posto trovò la pace col primo figlio, poi il secondo figlio dopo 5 anni, cioè io, e dopo di me mia madre ha avuto una malattia, una psicosi, che è la psicosi del postpartum, che è una cosa terribile, che è qualcosa che si è trascinata per tutta la vita fino a 90 anni. E che è un momento in cui sta bene e di colpo si assetta, si parla, guarda il buio e parla il silenzio. Avevo questo e mio padre che l'ha seguita, e quindi i drammi che ci sono in questi casi quando non c'era, dove la curavi? Quello che a casa di cura era Villaruccia, Catanzaro, dove mia madre mi raccontava quando io ero già medico, gli elettroshock, che cos'era. E in quel periodo lì c'era anche Lorenzo Calogero, il grande poeta, era ricoverato nella sezione maschile e mio padre mi raccontava che ogni tanto gli dava un passaggio e se lo portava, perché me la cucca dove lui abitava, era un paese vicinissimo al mio. E tutte queste storie e tutte queste cose
che sono cose della nostra vita. Io ho voluto raccontare che stasera ci sono riuscito a parlare, ma io di questo racconto non riesco mai a parlare, perché tuttora mi colpisce. Io infatti l'ho chiesto il permesso prima. No, l'altro giorno a Palma ho fatto le figuracce. Si può capire assolutamente. A Palma c'erano 200 persone. Ho fatto una cosa, però... Perché mio padre mi diceva, quando era nei momenti di crisi, quando di colpo, io la vedevo gioiosa, mia madre aveva gli occhi neri, avvicina il microfono. Aveva... Di colpo entrava in uno stato in cui si fermava, si assentava, non esisteva più, si metteva a piangere, ci piangeva come morto. E soprattutto, una cosa molto grave, quindi. Molto grave. Mi diceva, perché non è morto come ero morto io. E quindi... Questo ricordo, poi certo, i psicofarmaci e le altre certo. Cose gli hanno permesso di vivere, tra l'altro lei era asmatica come sono io, immaginiamoci com'è la storia. Immagino, sì, sono cose che non oso neanche immaginare poi a quei tempi in cui l'accesso ai medicinali, beh anzi, diciamo forse... Era 60, ecco, 60. Vabbè, c'ero già l'accesso ai medicinali, no, però psicofarmaci era... per il periodo. Naturalmente. Senta, cambierei con Ponza. Ponza è un luogo di confine di Don Toni. Ci crediamo un po', o perlomeno nascosto da questi ricordi un po' così. Lì a Ponza ci sono i Cepertini, Gullo mi pare, è vero quello che è stato poi e c'è Don Toni che va, che è un capomafia. Capo 'ndrangheta, perché la 'ndrangheta lei, ai tempi in cui lei non l'ha scritta, l'ha descritta, nel senso era una formazione agropastorale, dice lei esattamente, e che dava una forte identità anche, poi parleremo di Filoreto. Comunque mi piace questa cosa, che fanno amicizia, che Don Toni fa amicizia con... Pertini, Terracini e Gullo, e poi con Gullo si rivedono quando Gullo gli chiede una cosa, poi Gullo è stato ministro per l'agricoltura, sì. Insomma, no? Tornano comunisti, ma sarà mica proprio così, sono stati influenzati, c'è stato questo rapporto amicale, come la vede lei? Allora, su questa cosa che io ho scritto si è aperto un dibattito in Calabria, infatti, no? Tanti l'hanno... fatto, l'hanno chiamato il periodo della 'ndrangheta comunista, in sostanza in effetti era così, ma non era così. Sostanzialmente che successo? Sotto il fascismo in alcuni paesi c'era gente che apparteneva alla cosiddetta onorata società e che si sostituivano nei paesi al potere fascista nell'andare ad aggiustare i fatti, a mantenere il controllo nelle campagne. Le catriche. Nelle campagne. La catrica è un'altra cosa più sofisticata. Allora, questi venivano a un certo punto, soprattutto dal 35 in poi, venivano mandati al confine, dicevano. E dove li mandavano? A Ponza. Ma a Ponza c'erano i prigionieri politici. E soprattutto c'era Pertini lì. E poi arrivò Pertini fu dal 35 al 39, poi arrivò Terracini dal 37 al 39, e che mandarono uno di Seminara, che era un potentissimo, ma potentissimo. Sarete presente che capire che Seminara ha avuto la prima, diciamo, la prima associazione, cioè il primo processo per associazione di onorata società di tutta la storia meridionale, 1897, invece una retata, li presero, erano 150, li processarono al Tribunale di Parma. Avevano questa tradizione e mandarono questo capo da Salerno. Qualcuno andò da Salerno, qualcuno andò da Canolo, qualcun altro andò da... come si chiama l'altro paese? Ho presentato l'altro giorno il libro.
dove si parla proprio del capo in quel paese là. No, parla proprio del capo e si parla. Ah? Tropea. No? Buinga. Vibo, Pizzo, pizzo. Pizzo. No, Ab. Vibole. No, no. È un paesino. Limbadi. Qualcuno degli Limbadi li mandarono lì. Alcuni di questi diventarono intimi amici con Pertini, per cui si politicizzarono. Cioè, quando rientrarono nei paesi 40-43, chi era scritto al Partito Socialista, soprattutto, e alcuni di questi erano militanti di questi partiti, e imponevano alla comunque di non, perché in quel periodo si aprì un fortissimo contrasto tra agrari e contadini, che era la riforma Gullo. Gullo fu ministro dell'agricoltura dal 43 in poi fino al 46. Questo fece una riforma in cui diceva tutte le terre incolte sono di proprietà pubblica, per cui si entra e potete fare quello che volete. Altrimenti c'era chi diceva no, ma quella è terra mia, e quindi successe un po', soprattutto qui da queste parti, che erano sempre soccombenti, perché qui chi era prima fascista divenne monarchico e poi divenne democristiano, quindi sostanzialmente cambiò poco. E soprattutto lì ci fu questo capodrangheta che invece tornò e fece il socialista. Impedì anche lì che si andasse contro i contadini. A Savinare ci fu nel gennaio del 46 un assalto armato alla caserma dei carabinieri, quindi un atto di sovversione con armi, perché là avevano armi. Perché? Perché i tedeschi che avevano fatto assalire il centro medico quando fuggirono dalla Sicilia, una notte se ne andarono, si portarono solo i carri armati e i mezzi pesanti. Le armi spicciole lasciarono a seminare. Negli anni '80 io vidi un'enorme quantità di armi derivanti da quelle cose, negli anni '80. E quindi, perché rido? Perché rido? Perché Pertini che simpatizza. Succede che Pertini. Simpatizza. Ma è un rapporto umano, forse. Più che no, politico. Era questa cosa. Tant'è vero che questo nel 50 l'ammazzarono. Era un capo di trangata potentissimo. Non si è mai saputo chi è stato. Nel 55 ci fu un giornalista che era venuto qui per l'operazione Marzano, e qui avete avuto un'operazione fatta in questa montagna, che venne un prefetto che si chiamava Marzano, un prefetto fascista sotto i fascisti, è diventato poi prefetto Scelbiano, quantomeno, mandato qui a debellare la 'Ndrangheta, 55. Venne in una notte, perché avevano fatto un attentato al sottosegretario monarchico, a Meno Cucca a Capua. Venne lui e fece una retata, ne arrestò 217. Perché in queste cose non siamo, siamo vecchi in queste cose. Venne e arrestò tutti. Nel 55 se ne andarono a intervistarlo ad Alvaro, con Rad Alvaro. Un giornalista, L'Espresso, lo intervistò e gli disse: senti, che grande operazione hai visto, adesso se sconfiggiamo la 'Ndrangheta in Calabria. Ecco, io ho incominciato ad amare Alvaro quando ho letto quell'intervista. Alvaro, candidamente, da serio, lui non è che era un comunista o un socialista, Alvaro era un uomo che apparteneva al potere. E lui lo guardò, questo giornalista, e gli disse: che cosa hanno arrestato in Calabria, nella zona, diciamo, anche nel tuo paese hanno arrestato? Cioè, cosa hanno arrestato? Hanno arrestato due che erano latitanti perché avevano ucciso un carabiniere, che a sua volta il carabiniere gli aveva ucciso un fratello. E avevano ammazzato, erano latitanti e li hanno presi. Poi hanno preso una miriade di gente, soprattutto nelle campagne, che per indole cromosomica
quando vedevano camionette dei carabinieri, senza aver commesso nulla, fuggivano. Vedevano una perché a Savonara, quando io non mi ricordo quando ero ragazzino, quando se arrivava una camionetta dei carabinieri, il primo pensiero che c'era era quello di fuggire. Pure che non avevo commesso nulla. Dice, hanno arrestato chi? Fuggivano perché quelli ce l'hanno nel sangue che si spaventano quando vedono i carabinieri. Perché erano sempre forze repressive, non erano mai, diciamo, di questa alone di aiuto. Quindi fu, dice, chi avete arrestato? Dove avete arrestato? Non avete arrestato nessuno, avete arrestato gente così normale. Dice, se voi chiedete chi sono i dranghettisti, non li avete presi in Calabria, basta chiedere ai ragazzi che lavorano, che giocano a pallone sulla terra, chiedete a loro che loro ve lo dicono chi sono. A quelli non li avete toccati. Avete preso questa gente, avete fatto la grande retata, siete usciti su tutti i giornali, sono venuti in Italia tutti i giornalisti del mondo in quella cosa. Dice, quindi a chi avete preso? Ci avevate promesso che ci facevate le industrie a Reggio, dice Alvaro. Se la cercate la trovate subito questa intervista, perché la tirò fuori Varano, Aldo Varano. L'Espresso, se basta mettere solo i nomi, l'Espresso, Alvaro, sulla cosa dell'operazione del Mille Marzano. Dice, c'erano promesse invece dove dovevano sorgere le industrie, dice, ci sono dei galappatoi per la nobiltà regina che vanno lì ad addestrare i cavalli. Dice, quindi, che venite, dite allo Stato che deve essere serio. Glielo diceva nel 55. Deve essere serio verso la Calabria. Allora, ritornando a Don Cia, a Donna Antonio, quando questo tornò a Ponza, la giornata fece un'alleanza, disse, qua non si toccano più i politici. Se vi permettete di andate ad ingariarli, io qui vengo, so dove abitate, gli aveva detto, a tutti, non li dovevano più toccare. E loro, un partito erano, quando divenne Presidente della Repubblica, quello lo ammazzarono nel 50, i figli c'erano a Seminara, e lui spesso gli scriveva. Con Gullo invece avevano un'amicizia intima. Quando faceva i comizi, quando ci fu il referendum nel 46, quando facevano i comizi andava lui a garantirgli la possibilità di farlo. Ecco, allora questa era la, dicevano, la zaghetta comunista. Da lì in poi, dall'uccisione di questi in poi, ci fu una trasformazione in cui tutto l'apparato, come adesso, di malaffare è a disposizione del potere. Comunque, qua l'unica cosa che non sarà mai autonomia differenziata sarà la zaghetta che ormai domina in tutti i posti, e quello non ha bisogno di differenziazione. Ecco, io avevo bisogno di raccontarlo questo, perché è un pezzo di storia questa, e bisogna conoscerla. Dicevo che qui avete avuto qualcuno che all'inizio della propria carriera era socialista o comunista, capigrande che di altissimo valore, anche in queste montagne di Canaro, in queste cose, insomma, all'inizio erano così. Avevano anche la tessera all'Embadi, il primo sindaco che poi fu il partito lo sciolse, sostanzialmente era così, era la lista, era veniva del Partito Comunista. Ecco, questo era, volevo raccontare, come poi attraverso il furto delle vacche racconto 50 anni di storia, la prima guerra, il ritorno della guerra, la spagnola, il periodo fascista, anche se lo tocco poco, ma comunque il rapporto che c'era da quel mondo campestre, quel mondo bucolico, che io lo dico bucolico, ma era di grande tragedia, perché sì, non si era, sa proprio bene. L'Arcadia, insomma. Il rapporto tra l'uomo, la natura e gli animali. Sì, certo. La solitudine. I compagni di Massaro, ma dei pastori in generale, erano i suoi animali. E la natura che aveva di fronte, che si parlava con la natura, con le acque, con i fiori. E quindi questa cosa, e quindi nel momento in cui ti rubano le vacche, tu non esisti più, muori, finisci. Come morivo Massaro Carmelo. Morivo Massaro Carmelo, anche se continuò a vivere. Sì, e poi, però è un fatto proprio identitario.
con gli animali, era un tedesco, certo, no? Di connessione continua, di rapporto continuo, di rispetto, anche una forma di rispetto. Il racconto di che io con Dalla, più che altro io volevo raccontare il rapporto che mio zio ebbe con un suo cane, con Renuccio, e che Dalla si scelava ogni volta che glielo raccontavo questa cosa, che poi aveva a che fare con i figli muli. Voi sapete cosa sono i figli muli, sì? Sì. La nostra cultura, noi arriviamo tutti da illegittimi, ce ne sono tanti. Non erano illegittimi, erano ancora peggio. Erano figli che i nobili avevano dalle serve, ma che non riconoscevano lo status umano. Cioè non riconoscevano lo stato brado. Se campavano, campavano, se no potevano morire. Questi si portavano, l'unica vendetta che si portavano era quella che rassomigliavano sempre al padre. Per cui era per loro era un pericolo continuo, per la famiglia nobile, perché avere uno, un ragazzo che vive selvaggio per le terre e che si sapeva che era figlio quello, non lo riconosceva, ma che rassomigliava a lui, era sempre visto come un pericolo. Tanto è vero che io nel libro racconto l'episodio nella Terra Rossa, io racconto la storia di un figlio mulo e che cosa successe a quella potentissima e nobile famiglia attraverso questo figlio mulo, in sostanza. Ecco, e quest'altro fatto, questo rapporto, questa intensità, e questo fatto che quando di colpo ti tolgono, ti rubano gli animali o ti finisce la vita. Anche la vita essenziale del rapporto con la moglie e le figlie non lo riconosci più, perché tu sei vissuto tutta la tua vita con quel ritmo, la mattina presto ti alzi, mungi le vacche o le capre, vai al pascolo, torni, le sistemi nel recinto, vai a dormire, fai figli, cresci i figli, te ne vai in campagna. Quello era il ritmo della nostra vita, e la gran parte della gente. E noi non possiamo dimenticare quella cosa. No, però le cose sono migliorate, no? Allora, io? Sì, vabbè. Però, voglio dire, è una... Noi deriviamo da quella superata, non è che... Noi deriviamo da quel mondo. Noi non possiamo mai negarlo. No, no, anch'io ho dei ricordi che mi raccontavano delle cose che assomigliano molto a quelle che ha detto lei. Io penso che ognuno si può rispecchiare, se non direttamente per la sua biografia, per il ricordo dei nonni, dei bisnonni, eccetera, sicuramente questo... E questo passato rurale, nient'altro che rurale, ecco. Ecco. E io volevo sapere se c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa sulla Calabria, su quanto ho detto dal dottore, che opinioni ne ha di quel tempo, di questo, e se c'è questo pessimismo, se questo pessimismo del dottore possa essere temperato in qualche maniera. Siamo stati toccati nella carne, quindi non possiamo dire non abbiamo niente da dire. Teniamo qualcosa da dire, da chiedere piuttosto. Io prima di passare il microfono, proprio perché sono stato toccato, racconto un episodio che forse, Sandro, può servire anche a te. Una volta vidi cadere un gattino dal secondo piano di una casa. Un gattino. Questo gattino... mi avvicinai, lo raccolsi ed era più morto che vivo. E chi era a fianco a me dice: accorciati la vita, non ti dispiace vederlo così agonizzare? E gli ho detto io: guarda, io confido in madre natura, io ho speranza. Bene. Quel gattino visse, diventò grande e diventò il gatto del vicinato. Quindi, finché c'è vita, c'è speranza. Allora, passo la parola a voi. Si vuole.
Dove vado? Devo andare lì perché così mi riprendi? Perché io non mi devo girare. Ah, ho capito, ok, va bene. Vengo qui così mi riprendi. Taglia 42 vai, vai possibilmente. Buonasera. Allora, Santo, io non sono d'accordo su alcune cose che tu hai detto. Hai parlato del nord come classico triangolo industriale, no? Torino, Roma e Genova. Però teniamo conto anche di una cosa, che già nel 1900, quindi, le campagne, e questo ce lo dimostra Carlo Cattaneo nei suoi testi, teniamo conto che la popolazione era agricola. Quindi anche al nord c'erano tutti quei disagi, c'erano tutte quelle mancanze, quella forma di povertà che lo vediamo anche testimoniata dall'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, lo vediamo testimoniata da Amarcord di Fellini, lo vediamo testimoniato dai testi. E questi testi, praticamente, se noi andiamo anche a ritroso nel tempo, parlando di Rousseau e del contratto sociale, vediamo che abbiamo tutte queste persone che, spinte non dalla necessità di lavorare, perché tutto sommato in campagna il lavoro c'era. C'era come se c'era. Anche e soprattutto nella nostra zona c'era. Ora arrivo anche a questo. Vediamo che queste persone spinte da forse la facilità di trovare il lavoro, quindi non di andarselo a cercare attraverso le industrie, venivano messe nei cosiddetti suburb, cioè nel contorno cittadino, anche in ghetti, dove c'era anche promiscuità, dove c'era un po' di tutto, e questo Rousseau ce lo insegna. Altresì tu hai detto un'altra cosa, che in Calabria, io userei forse un'espressione molto usata in Calabria, ca non avimu nenti, ca non c'è niente. Su questo non sono d'accordo. Su questo non sono d'accordo, perché ci vuole sì coraggio ad andare fuori, ma ci vuole altrettanto coraggio rimanere, restare e portare avanti questa terra ricca di storia, ricca di cultura, e soprattutto teniamo conto di quello che ci ha insegnato il passato. È vero, Teresa ha detto una cosa, cioè forse si stava meglio sotto i Borboni. E ha parlato anche, no, non dicono i neoborbonici, no, un'asserzione, una cosa. Molti dicono, che molti sostengono, poi ovviamente ognuno ha le proprie idee, ognuno ha le proprie opinioni. Io faccio un banale esempio. Roccella Ionica, una città sotto Carafa, non so come si dice, l'accento dove cade, che era un porto, e tuttora c'è il porto. Un porto dove c'era una commercializzazione spaventosa, soprattutto nella coltivazione dei bachi da seta, che però venivano poi trasportati a Napoli, perché in Calabria si poteva coltivare il baco, ma non si poteva produrre seta. Si doveva portare a San Leucio, a Caserta, al setificio di Caserta, perché questa era proprietà dei Borboni. Altresì veniva poi riportato in Calabria e venduto a prezzi esorbitanti. C'è stato sì sicuramente sfruttamento, però quello che noi abbiamo qua, io parlo da milanese, da milabrese, quello che noi abbiamo qua, quello che noi, la nostra cultura ci ha trasmesso, questa cultura ci ha dato, ci permette sicuramente di andare avanti e di cercare sempre di migliorare. Non sono d'accordo purtroppo con quello che hai detto tu. Grazie. Allora, noi dobbiamo capire bene di che cosa parliamo, perché una cosa sono, diciamo, chi di noi non dice che questa è la migliore terra
del mondo. Non ho detto che sia la migliore terra. No, io lo dico. Io lo dico. Però noi viviamo all'interno di un circuito di civiltà. Questo è il problema. Noi viviamo all'interno di un circuito di civiltà. Allora, le condizioni del contadino qui, sotto i Borboni, non era uguale a quello che c'era nel Piemonte e Lombardo-Veneto, perché là comunque era arrivata l'influsso della Rivoluzione Francese, comunque, qui da noi invece i contadini erano spiriti vaghi, che esistevano ma non c'erano, ed erano soltanto strumento di fortissimo sfruttamento da parte del grande latifondo, che era in mano ai preti e ai latifondisti. Che queste sono le statistiche. 93% delle terre, delle proprietà in Calabria erano in mano alla mano morta, che erano i preti, i conventi, le cose, e la potentissima nobiltà. Allora, una volta feudatari e poi nobiltà. Questi non è che avevano l'interesse a far progredire il ceto contadino, non ce l'avevano. Nessuno sapeva scrivere, nessuno sapeva leggere. 90% di analfabetismo c'era qui da noi. Morte, stato io a 43 anni, mortalità infantile 50%. Questa era la realtà. Che nel nord, per certi aspetti, comunque i piemontesi, pur essendo una delle dinastie più retrograde che c'era in Europa. Il Veneto. I piemontesi. Il Veneto erano sotto gli Asburgici. Il Veneto, nel sul Veneto. Sì, erano come noi, giustamente. Esatto. Sì. Ecco, e in Piemonte, in Lombardia, si moriva di pellagra perché si mangiava solo polenta. E che significa questo? Che comunque, in quel periodo, i contadini, che erano il 90% insieme ai pastori, era gente che poteva esistere o non poteva esistere. Comunque no. C'era la pianura padana che garantiva una certa produttività. Garantiva la produttività a Cavour, che era un grosso agricolo, che aveva fatto i canali per lui. Questo è uno. Ora, la Calabria, ditemi, qual è il fatto che noi possiamo dire che questa è una terra in cui straordinariamente si può rimanere pazzi come noi, come io, che a 30 anni avevo vinto un concorso di aiuto e sono stato qui per rimanere accanto a mio padre e a mia madre, aiuto a Scandiano, a 30 anni, cioè ora sarei chissà che cosa è stato, invece me ne sono venuto qua a fare il pazzo, no? Allora perché? Se noi abbiamo avuto l'altro giorno un deragliamento di treni e per 10 giorni la Calabria è stata isolata. Ma dov'è? Non è colpa dei calabresi, questa è colpa delle politiche attuali. No, è colpa di chi ha fatto una sola linea ferroviaria. È colpa di chi ha fatto una sola linea ferroviaria e una sola autostrada. Ditemi una cosa. Qual è la cosa che indica la civiltà di un popolo? La sua sanità. Voi sapete che non abbiamo sanità più in Calabria. Sanità pubblica in Calabria non esiste più. Sapete cosa significa questo? Quale grande flusso turistico ci può essere in Calabria se la prima cosa che ti chiedono è quella di dire c'è in Calabria un centro in cui vero. Ci pigliano capostotico possiamo immediatamente accedere. E se mi permette, tanti immigrati però che stanno bene, gente che vive in Canada eccetera, io starei 6 mesi qua. Ma c'ho paura, perché non c'ho l'ospedale. L'hanno detto proprio a me. E qual è il sistema che ci ha portato? Ma per carità, le sto dicendo cose vere. Qual è cose il sistema vere? Che ci ha portato a non avere sanità qui in Calabria? Cose vere. Perché c'è un Dio cattivo che odia i calabresi? No. Perché la Calabria, nei concetti, nello spartimento del potere nazionale,
era quella regione di cui si doveva trarre più fondi illeciti per fare fondi neri e rubare sistematicamente. Perché noi sono da 14 anni che siamo dentro il piano di rientro. Chi di voi sa che cos'è il piano di rientro? Nessuno. Non lo dicono questa cosa. Ma il piano di rientro ha comportato blocco totale delle assunzioni, chiusura di ospedali, perdite di reparti, perdite di medici di famiglia, perdita di strutture altamente specializzate, aumento di tumori. Voi lo sapete che siamo l'unica regione, a differenza dell'Italia, l'altro giorno, report dell'altro giorno, dell'Istituto Nazionale, Istituto Sanitario Nazionale. La Calabria, a differenza di tutta l'Italia, ha un aumento di casi di tumore, mentre nelle altre parti stanno scendendo, in Calabria aumentiamo. Perché non abbiamo il sistema di prevenzione. E allora ditemi, la bellezza, l'aria pura. E poi a un giovane che gli dici? Non si laurea nessuno più qui in medicina. Perché il medico non era come ero io, che me ne fregavo, mi buttavo in qualsiasi posto pur di aiutare la gente, ma perché mi portavo dentro una certa malattia. Il medico ora, altamente specializzato, o se ne va sul privato, oppure vuole una struttura pubblica dove ti garantisce a te come medico che qualsiasi cosa può succedere, tu comunque hai la possibilità immediatamente di avere accanto a te una serie di cose che ti garantisce a te e garantisce il malato. Ditemi, qui in Calabria ce l'abbiamo, non ce l'avremo mai più questa cosa. Perché siamo già dentro la medicina privatizzata. E lì stiamo andando. E la Calabria ancora di più sarà, perché tra l'altro è passata una legge che ancora non si capisce che cos'è, ma una legge che c'è la previsione, pubblicato appunto l'altro giorno, in cui dice che a causa di quella legge che è passata, tra 10 anni gran parte dei paesi dell'interno della Calabria saranno tutti spopolati. D'altronde, ditemi voi, che sto a fare in un paese delle montagne per amare l'aria pura, tutto quello, quando non ho la scuola? Non ci sono più scuole nei paesi di montagna. Non ho l'ufficio postale, non ho la guardia medica, che altro non ho? Non ho il medico di famiglia, non ho servizi, non ho strade, perché non ti fanno le strade. Dice, che faccio a fare una strada quando non esiste più la provincia, per esempio? Questa è la realtà. Allora, noi possiamo essere sentimentali quanto vogliamo, possiamo amare tutte le... però se non ci sono queste cose, la società è fatta su queste cose, perché prima si crea una cosa, poi crea le infrastrutture, poi crea i servizi, poi crea l'assistenza, poi crea la protezione, poi contemporaneamente crea il lavoro, che non deve essere un lavoro servile. In Calabria già vengono tutte le categorie, vengono pagate il 30-40% in meno di quanto li pagano in altri posti. E questa legge sarà ancora più, perché ci ammazzerà completamente, perché qui medici non verrà più nessuno, o verranno quelli negli istituti, in qualche laboratorio privato dove si pagherà, e poi ti portano al nord per se devi fare intervento o altre cose. E questa è la realtà, professoressa, non è che ne abbiamo altra. Dice, ma noi abbiamo... No, questa non l'ha, ma io guardo, questa io, non l'ha negata nessuno. Io vedo, io però la speranza... Quale speranza? Dove la vediamo noi che c'è una rivolta dentro di noi perché ciò non succeda? Non esistono più partiti organizzati. Siamo ormai all'individualismo totale. Nemmeno ci salutiamo, nemmeno parliamo, perché parliamo attraverso quello strumento. Che il telefono, internet, telefonino, WhatsApp, Madonna, signori. Allora, se noi non prendiamo coscienza di questo, io lo dico, lo scrivo, la Gens Calabra, nello spazio di 10 anni, da Io Cammo Tutta, detto in termini, è uno scrittore, di questa cosa devo parlare, non del sesso degli angeli. Il sesso degli angeli a me non interessa come scrittore. Nelle mie opere io non parlo
di riti, cambiamento, a chi non battezzare, a chi non... che mi interessano questi? Io devo parlare di quella che è la realtà attuale e come possiamo, come stiamo andando incontro al disastro. Beh, insomma, mi pare che... approfittiamone. Denatalità. Dai. Immigrazione. A chi? Denatalità. Prego, 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 prego. Il problema è denatalità e immigrazione. Se se ne vanno tutti da qui, nei paesini, la scuola a chi la diamo? Alle case vuote. Quindi è un problema economico, è un problema politico, è un problema sociale, è un problema storico che la Calabria si porta dietro. E basta, è questo. Solo che una volta, negli anni 70 e 80, comunque pensavamo. Ora nemmeno questo c'è. Perché, ripeto, se ti mancano queste strutture fondamentali, come fai una giovane coppia a dirgli di abitare a Seminare? Come? Questo è, come lo fai? Come gli dici? Stai lì perché? E quando poi quella telefona che hai il figlio che sta male e non trova il pediatra perché non esiste più, come fa? E allora uno dice, vabbè, finché sono costretto lo faccio, ma appena ho, cosa me ne vado? A un giovane laureato, che abbiamo la migliore università al mondo, ad Arcavaca, non so poi quanto ne rimangono, loro dicono che ne rimangono, non so, ma poi bisogna... Ma dei laureati in medicina, noi non abbiamo laureati in medicina, Catanzaro sforna, però se ne vanno tutti, cioè noi li creiamo tra l'altro, paghiamo per crearli, ma se tu non hai le strutture, se gli ospedali calabresi sono tutti da chiudere, perché sono fuori norma dal punto di vista igienico-sanitario, perché non li vogliono fare, dovevano fare 4 ospedali, non li intendono farli in nessuna maniera. Allora se tu non fai questo, o se tu hai usato la sanità tutti per rubare il patrimonio e il sangue del calabrese, sai quanti si sono rubati della sanità in questa ASP? 3 miliardi di euro, 3 miliardi. È possibile che uno ruba 3 miliardi e non se ne accorge nessuno? Se non c'è un complesso... E non si può neanche risalire a chi amministrava quel tempo. Non c'entra l'amministrazione. Guardi che io ci sono stato dentro. Non c'entra, perché qui l'altra cosa è il politico. Non c'entra questo. Perché quel sistema... La sanità è salvare il bacio, non il malato. Questo è il principio. Il malato deve morire. Perché tu non puoi prescrivere secondo scienza e coscienza, te li prendono dallo stipendio. Bravo. Glielo dice una che ha avuto il lo so, andata, lo so, lo sono so. Sono andata ad aiutare il mio lo marito so. Per portare lo stipendio a casa. Lo so. Perché il mio marito, da medico, secondo i suoi principi giusti, che dovrebbero avere tutti i medici, io devo salvare. Se tu prescrivi un farmaco da 1.500 euro, lo so. Te lo tolgono dallo stipendio. Bravo. Se tu prescrivi un gastroprotettore, te lo tolgo. Signora, le dico una cosa per comprendere. Sa quanto si portavano via nelle furbizie con i doppi pagamenti? Lei dice questo, ci hanno imposto questo come legge. Però in questi 15 anni sono stati capaci, attraverso un sistema disonesto di cui nessuno, e non ero io che pure sono stato commissario a poterlo fermare, ma c'erano altri istituti, partendo dal Ministero e finendo alla Corte dei Conti, per intenderci, passando dalla Magistratura e passando dalla Prefettura e passando dagli organi di controllo. Si sono portati via, rubavano e si portavano via decine e decine di milioni con transazioni false, con pagamenti, perché hanno distrutto le carte. Lo so, signore, io sono medico, signora, so. Allora, mio marito a dicembre, siccome si sarebbe pensionato il 17 febbraio, ha messo, secondo la sua coscienza, un cartello allo studio salutando, ringraziando i pazienti e dandogli la possibilità di avere 2 mesi di tempo per trovare altri medici. Perché non puoi andare allo studio di chiuso perché mi sono pensionato. Perché il malato non è solo malato un giorno, lo è sempre. Va bene, all'EMPAM,
tu che ti hanno salassato, eh? Vabbè, loro hanno, gli hanno calcolato la pensione sull'ultima busta paga di febbraio, che mio marito non aveva più mutuati. Dopo che hai pagato, ti hanno salassato, ci hai rimesso la salute, perché tu ci hai rimesso la salute, me lo sa, più di una volta, è venuto fuori con un'ischemia e con una neoleucemia poi. Quindi te ne vai a casa con 2 milioni di euro, ma un impiegato alla posta te prende. Io mi vergogno. Lo so. Quando ho telefonato all'EMPAP dico, ma scusi, siamo a dicembre, la tredicesima, ma i medici di base non hanno la tredicesima. Sì. E però l'EMPAM, quando devi pagare eri là pronto. E l'EMPAM è una delle società più ricche. Cartelle, è una delle società più ricche che c'è in Italia, legata al potere, a qualsiasi potere, a chi comanda. Tutti i ragazzi che si laureano in medicina se ne vanno all'estero, non neanche in Italia, all'estero. All'estero, certo. Perché in Italia chi vuole laureato ti strofa, rischi la vita e la salute. Ho visto, e quindi siamo d'accordo, quindi qua o c'è una presa di coscienza che porti ad una rivoluzione significa anche usare le armi, e io lo so che sono un tipo strano, per questo sono moltissimo amato ma anche molto odiato, perché io le dico le cose e me ne frego. Dopo aver toccato come rubavano a man bassa, alla luce del sole, e ci hanno ridotto qua in Calabria, che se ci prende un capostotico, detto in termini, non sappiamo dove andare. Ma lei per... è andato a Reggio a rovistare. Allora proviamo a spezzare, scusami, altrimenti diventa un racconto di fatti personali. E noi dobbiamo invece, no, un attimo soltanto, ti prego. Allora, le cose che stiamo dicendo sono molto interessanti. E io ritengo che abbiamo una potentissima arma che dobbiamo utilizzare sempre, che è l'arma dell'intelletto. Se non siamo capaci di utilizzare quest'arma, noi ricadiamo nello stato di semplici animali, e ce lo dobbiamo ricordare questo. Noi abbiamo un'arma che è l'intelletto e la formazione di alto livello che abbiamo. Abbiamo frequentato l'università e non l'abbiamo frequentata a caso. Quindi bisogna mettere a punto queste armi e non altre. Vincenzo, a te la parola. Quello che ha detto il dottor Giuseppe, in gran parte condivisibile, parte, non andiamo in dettaglio. Però non è gradito. Perché non è gradito? Perché una virtù dei calabresi, noi calabresi, è l'autocelebrazione. Infatti riteniamo, come diceva Massimo Antonuso al Gattopardo, di essere il sale della terra. E quindi l'autocelebrazione e ci si autosuggestiona continuamente parlando di eccellenza. Io sono rimasto colpito, già ne avevamo parlato in un'altra occasione qualche anno fa, visto che stiamo usando la sanità come cartina di tornasole per capire la nostra condizione, che un articolo di Casale Locale celebrava appunto un chirurgo che aveva fatto un intervento all'Ogri in endoscopia, una colistectomia endoscopia, che è una cosa ormai da decenni che si fa, però avendola fatta quel chirurgo aveva fatto una grande cosa, era l'eccellenza, e questo è quello, noi ci siamo sotto. Poi chi li ha rubati si soldi? L'ha presi, non è che sono venuti. No. Ecco. Sono le grandi factoring, sono banche che vengono da, che si comprano i crediti e poi fanno operazioni un po' particolari. Quella è la fase successiva, quella è la seconda fase. Alla prima fase che era in camera erano gli stessi che l'hanno presa. Vabbè, non è che. E questo per l'attualità. Per quanto riguarda
il passato, e io mi piace parlare con le persone anziane più di me, essendo io ormai un anzianissimo, l'ho fatto da sempre, da bambino, e quindi capire. E c'è una strana situazione, che queste persone vissute nella loro piena giovinezza, 100 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa, vabbè, parlano di quei tempi come tempi buoni. E questo io non lo capivo, perché per me c'era tanta miseria, come hai detto. Tempi buoni, ma buoni perché? Perché c'erano i rapporti umani che erano fortissimi. Questo poteva bastare per stare bene, non lo so. Però c'è questa strana cosa. Fino all'altra volta io a casa parlavo con una persona anziana, quindi io lo stuzzicavo, e lui parlava di questo benessere, di questa sensazione di benessere, pur in una condizione di povertà. Come faceva questo benessere, non lo so. E, certo, lo dirà lui. E l'ultima cosa. Con l'annessione del sud al Piemonte, l'annessione, certamente non ci abbiamo guadagnato. Io sono, da questo punto di vista, non sono monarchico, sono socialista, comunista, si può dire, va bene, diciamo neoborbonico per capirci, nel senso che non si stava peggio quando c'era il regno delle due Sicilie. Di quello che è successo dopo, e noi non possiamo dimenticare in questa fase di passaggio le gravissime soprusi, delitti, stragi commessi dai bersaglieri, che noi poi andiamo a celebrare ogni tanto ancora, va bene? Perché poi c'è una cosa che mi piace dire. I piemontesi hanno decretato quelli che i romani chiamano la dannatio memoria per quanto riguarda il regno della Sicilia. Alla Cireale c'è un museo delle armi, delle uniformi, scusa, delle uniformi. Sono uniformi di tutto il mondo e di varie, nella stessa nazione, non c'è un uniforme del regno della Sicilia. Perché è stata allora decretata che andavano distrutte, salvo gravi poi sanzioni, insomma, che significava essere passati per reato. Cioè non è rimasta nessuna uniforme nel regno della Sicilia. Pensate a che punto siamo passati. Quello che è successo in Siria, quello che sta succedendo a Gaza, è passato per nessuno. Allora, c'è questa felicità antica, Santo. Come si giustifica? Io dico che comunque se uno chiede sempre un anziano e lui ci dice quanto era giovane, si vedeva meglio. È legato soprattutto al rapporto della giovinezza con, perché comunque è un rapporto di allievo quando cresceva lui, ma era che cosa? Cioè si stava meglio rispetto a che? Cioè quelli erano nella povertà, si stava meglio. Logicamente non godeva dei beni che potevano godere comunque le società più alte come cose. Sì, mi ricordo, io pure dico, quando avevo 20 anni era meglio di forse di adesso. È legato più a questo aspetto, ma sicuramente non. Noi, ripeto, anche qui in Calabria abbiamo avuto gli anni 70 e 80 i migliori di tutti. Se si riferisce a quegli anni, io sono d'accordissimo. Prima del 900 no, perché prima del 900 eravamo avuto libri qui, ma c'era la società in quel tempo, c'era una povertà totale, c'era uno stato di miseria generalizzato, c'era uno stato di violenza di tutti i tipi, ci sono dei rapporti, dei rapporti parlamentari che dicono com'era dettagliatamente la situazione qui, le donne erano, si davano per poter campare, si vendevano, perché i mariti erano emigrati, partivano, non c'erano più, non sapevano, erano campati analfabeti,
c'era una situazione, allora, cioè noi non abbiamo mai goduto, perché in altri posti comunque gli echi della rivoluzione russa, anche nel centro nord Italia, il Partito Socialista dagli anni 15 agli anni 20, comunque c'era, esisteva, organizzava le cooperative, qui da noi queste cose non ci sono mai state. Allora, abbiamo fatto quasi mezzanotte, qualche altra domanda è possibile? Sì, certo. Innanzitutto complimenti, sempre sentire il nostro amico Santo Gioffre è un onore per noi. E come medico di medicina generale ho commesso anch'io qualche illegalità, spiego subito. C'erano i cosiddetti lavoratori agricoli, che tu sai. Ebbene, una volta ho fatto un certificato, tra virgolette, illegale, e la signora mi ha ringraziato dicendo: dottore, se non fosse stato per questo certificato, mio figlio non poteva accedere al dentista. Ecco, questa è la Calabria, questa è la nostra zona, e se non c'è un miglioramento culturale, non possiamo mai sapere dove andremo a finire. Speriamo nel bene per i nostri figli, nipoti, eccetera. Grazie. Sei stato un eroe, cioè. Difficile un certificato falso per aiutare la gente. Perché noi a questo ci dobbiamo ridurre, no? Perché molte volte c'era quello che per poter avere il ticket, se non aveva le giornate, in una certa maniera moriva il padre. È un difficile certificato falso. Va bene. Allora, dunque. Questa è stata l'occasione in cui un romanzo d'amore ha toccato in verticale tutte le nostre corde, tutte le nostre fragilità. Da dove partiamo? Noi dobbiamo partire da quello che siamo, non possiamo partire da altro punto. E la prima cosa è renderci conto chi siamo, dove siamo e cosa veramente vogliamo. Allora, avere chiari gli obiettivi, ma in maniera, diciamo, coerente. Non immaginare di volere la luna quando abbiamo la necessità del pane. Non immaginare di avere la Ferrari quando ci serve una bicicletta. Ecco, capire bene di cosa abbiamo davvero bisogno. Io credo, sì, che questo è il punto. Dobbiamo partire dalla cultura e dall'impegno. Impegno che si manifesta facilmente, come queste serate, con la partecipazione della gente, con la presa di coscienza. Niente di straordinario, ma da qua bisogna partire. E su queste ultime parole dico... Grazie di cuore per come si è sviluppata la cosa e per aver trovato questa bellissima accoglienza. E poi aggiungo un'altra cosa, domani il tema che andremo a trattare è dell'Italia differenziata. E da qua poi da cosa nasce cosa? Va bene. Allora l'appuntamento è a domani sera, sempre alle ore 21:30 per socializzare, alle 22 per ascoltare. Buonanotte a tutti.